tu prendi il batterio giusto, ti converte il glucosio in glutammina, che è un aminoacido, ti può convertire in Q10, ti può convertire in vitamine B. Questa è probabilmente la modalità più sicura e più di alta qualità per fare le materie prime, che dopo questa roba qui viene accumulata, polverizzata e diventa una vitamina da mettere in una compressa, in una capsula, qualunque cosa tu voglia usare per vendere un integratore. Ma quella materia prima è buona perché ha scarso rischio di beccarsi degli inquinanti potenti, ha scarso rischio di avere forme non naturali, perché i batteri, quelli giusti, producono la forma giusta. Sapete, le cose che vengono prodotte in natura hanno una regola che vale per tutto il pianeta, no? Sapete, ci sono simmetrie varie, no? Sapete che tutti gli aminoacidi sono a simmetria a sinistra e invece tutti quanti i carboidrati sono a simmetria a destra. Sono, per chi non conosce tanto la stereochimica, si tratta solo di stabilire se sono fatte in una certa maniera le molecole oppure se sono la stessa roba ma vista allo specchio. Non sono la stessa roba, sono cose che creano effetti differenti all'interno del corpo.